Kratos. Cross al centro, liscia il pallone, il difensore della Colombia va col sinistro, il numero 14, e ci mette una pezza il difensore, primo squillo del Perù. E foraccio qui della difesa, e si è divorato il gol del vantaggio. Valencia a tu per tu con il portiere, il numero 4. Scambiano i due. Valencia, cross morbido, e c'è l'1-0 della Colombia col gol di Anchico. Sblocca il punteggio di questi quarti di finale, 1-0. Numero di Anchico, che può andare sul fondo. C'è la sovrapposizione di Valencia, che lo vede. Valencia spedisce fuori. Grande occasione per la Colombia, per il raddoppio. Valencia passa in velocità, serve Anchico, che vede il movimento del numero 4, e poi Quintana la manda fuori incredibilmente. Espinosa gioca corto per gli Aipas. Espinosa, il pallone finisce fuori, ma c'è stata una deviazione, calcio d'angolo per il Perù. Davila passa su Moreno, mette un pallone raso terra per Quintana, la doveva solamente appoggiare in rete e ha sbagliato. Che occasione per la Colombia. Pasto morbido per il gol dell'1-1, ha pareggiato il Perù col gol del numero 14, che va a esultare sotto il settore dei propri tifosi. Risponde con Montano, si gioca, serve un ottimo pallone per Quintana col pallonetto. Il pallone finisce di pochissimo sul fondo. Punizione per la Colombia, va Quintero col sinistro, il portiere in due tempi non la trattiene ed è rimessa dal fondo, perché l'ultimo tocco è stato di Quintana. Va col destro, calcio di punizione meraviglioso del Perù, che fa 2-1 e si avvicina sempre di più alla semifinale. Esce il portiere, che svirgola il pallone, c'è il pallonetto e il gol del 3-1 del Perù. Ingenuità clamorosa del portiere, e il Perù ormai si è portata la qualificazione in tasca in semifinale. E finisce così, il Perù vince per 3-1 contro la Colombia e passa in semifinale.